Mi sono reso conto che la forza di questo comune, della sua popolazione, nei secoli e forse anche nei millenni, è stata proprio questa voglia di fare bella figura. E non si è rialzato solo dopo il 51, di alluvioni, di terremoti, di pestilenze, ce ne sono state veramente tante. E si è sempre rialzato, proprio per la voglia di fare bella figura. Questo è un sasso lanciato nello stagno che ha già fatto tante onde e speriamo che rispetto a quelle se ne possano propagare anche altre di più, quindi ci sia un tentativo complessivo di riscoperta della nostra storia. Spesso ci siamo lamentati e la popolazione giustamente si è lamentata che il nostro è un comune che ha poca storia. Credo che il libro lo smentisca, forse non c'era ancora un preciso tentativo di ricercare la nostra storia. Con questo libro c'è un contributo concreto nel colmare questo ritardo e notiamo come scorre la storia di Occhiobello partendo dalla preistoria addirittura fino ad arrivare, nel libro c'è scritto fino al 2000, poi insomma siccome scrivendo l'abitudine poi di esagerare una cosa un po' comune a tutti, Ferdinando De Laurentiis è arrivato fino al 13 maggio del 2001, poi abbiamo detto basta perché altrimenti non riuscivamo a stampare il libro, quindi arriviamo sostanzialmente solamente a pochi mesi fa. La storia di Occhiobello è inserita in una storia più grande che è la storia d'Italia, spesso anche la storia europea, anche la storia del mondo, quindi per capire come si evolve a livello internazionale e i riflessi che questo ha anche nella storia della nostra comunità. Una chiave di lettura del testo verso il lettore, siccome si presenta come un tomo abbastanza consistente, cioè c'è un filo rosso interno, una strategia di lettura che può aiutare chi si approccia a questo testo in maniera più semplice. Allora, questo testo segue la mia curiosità. La mia curiosità, poi ho con i miei collaboratori, dicevo uno vai alla tal biblioteca a cercare la tal cosa, un altro da tal'altra e via così. Sentivo una cosa da una persona e cominciavo ad accertarmi se era vero o no, più o meno. Insomma. Il procedimento è un po' come un CD-ROM, veramente, pure come quando si studia per un esame. Uno comincia a studiare un libro, poi si trova sulla tavola 57 libri, perché per esempio arriva IMSS. Cos'è l'IMSS? Ecco, allora io ho detto, perché non lo mettiamo anche tutto in un libro? Cioè senza andare a cercare. Sintetizziamo, allora quando ad esempio si parla di IMSS, sotto mettiamo in due righe che cos'è l'IMSS. Quindi c'è un percorso che è la parte scritta un po' più grosso, diciamo, che è abbastanza romanzata, cioè nel senso che è trattata in maniera come se fosse un racconto, proprio per la semplicità di poterlo leggere. E poi ci sono queste amplificazioni che sono proprio delle curiosità mie. Ogni volta che c'era un termine, un personaggio, volevo creare una scheda, soprattutto personaggi che non si trovano facilmente. Io credo, io l'ho visto questo libro, lo sto rigirando da una settimana, lo sto guardando, e credo che sì, il termine più adatto per definirlo è proprio curiosità, risponde a delle curiosità. Dentro questo libro si trovano delle cose incredibili, si trovano, che ne so, tutti i nomi dei papi, i nomi dei sovrani longobardi che erano nel periodo storico in cui qui evidentemente c'era stata l'invasione dei Longobardi. Insomma, si trovano delle curiosità che uno non avrebbe mai pensato di trovare, effettivamente, delle risposte pazzesche, no? Per cui diventa una lettura piacevole a questo punto. E mi rendo conto che può diventare effettivamente uno strumento di lavoro non indifferente. Non dico direttamente ai ragazzi delle scuole, però per gli insegnanti certamente, perché diventa un po' un ponte, un punto di partenza. Ecco, voi le avete fra le mani, avete visto che ha questa struttura, le parti scritte in grande e poi sotto tante note, che sono degli approfondimenti ulteriori, insomma. 14 novembre 1951, stazione di Occhiobello, provincia di Rovigo. Il capostazione Francesco Mauri è un capostazione molto esperto. Ha fatto il radiotelegrafista nella Grande Guerra e poi è entrato in ferrovia nel 1919. Ha diretto prima le stazioni di Trieste, Rovigo, Adria e poi è finito a Occhiobello,
che è la prima stazione che i treni incontrano dopo aver lasciato il ponte sul Po, al confine tra l'Emilia e il Veneto. Dal 1926, nella stazione di Occhiobello, sotto lo sguardo attento del capostazione Mauri, ne sono passati di treni, con migliaia di passeggeri, come quelli che trasportano Benito Mussolini. Ecco, quei treni lì, capostazione Mauri, non li può neanche guardare. Sua moglie Graziella, infatti, è imparentata con la famiglia di Giacomo Matteotti, il deputato socialista ucciso dai fascisti nel 1924. Quando passa un treno con a bordo il Duce, il capostazione Mauri viene temporaneamente sospeso dal servizio e il suo posto viene preso da un altro capostazione. Succede la stessa cosa col treno che trasporta Hitler. E succede la stessa cosa durante la guerra con il treno staffetta, il convoglio che precede quello che trasporta Mussolini per verificare che sulla strada non ci siano bombe, mine o pericoli di questo genere. Non sono gli unici treni speciali che si fermano nella stazione. Si fermano anche quelli che caricano gli ebrei rastrellati nella provincia di Ferrara e diretti ai campi di concentramento. Quando si fermano quei treni lì, la signora Graziella, la moglie del capostazione, riesce sempre ad avvicinarsi e a portare genere di conforto ai passeggeri. Insomma, ne hanno viste di cose il capostazione Mauri e sua moglie Graziella e hanno anche vissuto situazioni pericolose. Quella mattina del 14 novembre 1951, però, hanno veramente paura. Hanno paura del Po, che da un po' di tempo sta facendo la voce grossa. È dagli inizi di novembre che sta piovendo in tutto il nord Italia, con una insistenza che è fuori dal normale. Il fiume si è ingrossato, l'acqua ha raggiunto gli argini e adesso fa paura. Il capostazione Mauri mette in sicuro al piano di sopra tutto quello che può servire per un'eventuale sopravvivenza. Cibo, vestiti, il telefono, le galline, il gatto, ma soprattutto mette al sicuro i documenti, gli stampati e i biglietti della stazione. Lo dice alla figlia Tina. Mamma mia, Tina, se vanno persi bisogna pagare tutto. Bisogna fermare i treni. Il rapido 495, diretto a Ferrara, arriverà alla stazione di Occhiobello tra pochi minuti. Così il capostazione Mauri chiama la stazione di Canaro che fermino il treno, ma il treno è già passato. Allora il capostazione inserisce all'ingresso della stazione di Occhiobello il semaforo rosso, ma ha paura che il treno non lo veda. Così si mette in contatto col manovratore del posto numero 15 sulla linea, si chiama Sante Paltanini. Gli dice di avvisare Canaro di fermare tutti i treni e intanto di andare incontro al rapido con una bandierina rossa e un fanale per fermarlo. Il manovratore chiama la stazione di Canaro per fermare i treni che stanno arrivando, ma la stazione non risponde. Passano i minuti, stanno arrivando i treni, c'è un accelerato che arriva da Venezia e che finirà dritto dentro quella bara liquida. Finalmente, dopo un po' di tempo, Canaro risponde e blocca i treni. A questo punto il manovratore può correre sui binari sommersi dall'acqua verso il rapido 495 e cercare di fermarlo. Ci riesce, lo ferma e scappa a casa. Messi in salvo i treni, il capostazione Francesco Mauri della stazione di Occhiobello chiama Ponte Lagoscuro e gli dice: qui c'è l'acqua, sta arrivando l'acqua, porto via quello che posso e chiudo.